La tappa di qualificazione in programma Pozzuoli completa il quadro delle finaliste del campionato di calcio a 5 FISDIR edizione 2015. Nel livello agonistico, i pugliesi della Gargano 2000 affrontano all'esordio i Disabili Rei, detentori del titolo Elite. La partita molto interessante si risolve 4-3 per i siciliani di Mister Cipriano, che mostrano fin da subito un'ottima applicazione tattica soprattutto da parte del proprio gioiello Germanà, che con una doppietta aiuta a superare la compagine di Cotugno. La Gargano 2000, passata in vantaggio con la punizione di Trotta, subisce infatti l'1-2 micidiale del numero 10 di Piazza Armerina. Anche Trotta sigla una personale doppietta dopo aver sbagliato un tiro libero, ma il primo tempo si chiude sempre con i siciliani avanti grazie all'acuto di Garettini. Nella ripresa, un gol per parte. Al terzo, Roburgo trova la punizione vincente che rimette in equilibrio la partita. Uno stallo che viene risolto da Farina, che di tacco castiga una Gargano 2000 dotata di ottime individualità tecniche da inquadrare, tramite molto lavoro sul campo, in un contesto di armonia tattica. Infatti, Trotta e compagni si disuniscono al cospetto dell'obiettivo uomo. I padroni di casa, ossatura della nazionale italiana, fanno un sol boccone degli avversari. I biancoazzurri di De Luca, grazie anche ai nuovi acquisti, tra tutti Cacciopolo e i fratelli Piperno, sembrano aver finalmente trovato un assetto granitico tanto in fase offensiva quanto in fase di non possesso. Ma soprattutto, Esposito e i suoi hanno affrontato entrambe le partite con l'atteggiamento e la fame di chi ha voglia di tornare sul tetto d'Italia. Un proposito questo che passa per un pressing alto, per una rete fitta e veloce di passaggi e per l'applicazione del concetto di smarcamento che concede al portatore di palla sempre due soluzioni di passaggio. Il risultato finale di 11-1 condanna la Gargano ad un passivo senza attenuanti, che però non tiene conto fino in fondo delle occasioni costruite in avvio di partita. La sfida con la Disabili Rei, spareggio per volare a Lignano, si rivela una pratica semplice da sbrigare. Il primo tempo si chiude già sul 3-0 per l'obiettivo uomo, grazie ai fratelli Piperno. Luigi sblocca la partita, Antonio sigla due reti che fiaccano i siciliani, incapaci di apportare le giuste contromisure alla circolazione di palla degli avversari. Nella ripresa, Esposito e la doppietta di Ferrante fissano il risultato sul 6-0, per una prova di forza dell'obiettivo uomo che diventa un messaggio non troppo indiretto a Briantea 84 e Archetto. Tra i protagonisti partenopei l'intramontabile Ciro Fusco, ottimista per la corsa al titolo. Sì, siamo molto soddisfatti per questa qualificazione. Abbiamo ottimi giocatori, un'ottima squadra e penso che, come tutti hanno visto, ce l'abbiamo meritata. Abbiamo giocato un buon calcio. Io penso che andremo a Legnano per arrivare i primi, perché ce la possiamo fare, perché abbiamo un'ottima squadra. Nel settore promozionale le gare si rivelano ancor più avvincenti per equilibrio e incertezza. A dare il via alle danze la nuova Augusta di Jeno Mazziotta e l'obiettivo uomo, lo scorso anno vincitore del livello agonistico. Pelella per i campani ed Elisa Frisoli per i siciliani sono i protagonisti assoluti con 4 reti a testa. Obiettivo uomo sempre avanti col massimo scarto di 3 reti, ma solo allo scadere della ripresa il numero 11 di De Luca trova il gol vittoria che chiude le ostilità sul 7-6 nella partita che ha regalato una delle esultanze più belle in occasione del gol di Marchese, autore di una corsa di tardelliana memoria. Compiuto il massimo sforzo, la nuova Augusta cede il passo anche nel match con il Centro Serapide, già tra le finaliste della passata edizione nel livello promozionale. La squadra di Mariniello, inoltre, si presenta con delle novità interessanti, tra cui il portiere Imperatore. I gialloblu chiudono la prima frazione avanti di 2 reti, grazie a Pascarella e Montieri, che nella ripresa trovano ancora il gol. Pascarella, infatti, sigla il 3-0. Frisoli accorcia sul rigore, ma Maiorano prima e Montieri poi fanno calare il sipario sulla gara che finisce 5-1. La qualificazione allora passa per il derby con l'obiettivo uomo. Equilibrata e avvincente, la partita viene sbloccata da Gaudino dopo 7 minuti. Al decimo, Maiorano fa 2-0 e manda a riposo i suoi. Senza riuscire a chiudere il match, il Serapide incassa inizio ripresa il gol di Pelella e rischia di vedersi raggiungere sul 2-2 se non fosse per il proprio estremo difensore. Una qualificazione quindi sudata ma meritata. Sul cinismo sottoporta si lavorerà nel prossimo mese e mezzo. Il Serapide, già scudettato 2 stagioni fa, ha dimostrato di saper stare in partita con concentrazione e poche sbavature difensive, elementi questi che fanno la differenza in un livello, quello promozionale, che Mariniello vuol tornare a vincere. Tra i d'union della manifestazione, il referente di disciplina Enrico Zazzaro e con lui il delegato regionale FISDIR Alfonso Palumbo, decisamente contento per l'unplane delle sue società. Prima cosa vorrei ringraziare le società che hanno partecipato a questa manifestazione, da un mio punto di vista riuscitissima e anche contentissimo per il fatto di prima che la Campania è riuscita, nonostante una agguerrita competizione, a portare due squadre
sia nell'agonistico sia nel promozionale. L'agonistico che ha un obiettivo uomo, che ha una squadra che con molti nazionali, quindi era tra le favorite, ma non, sicuramente non semplice da, diciamo, da raggiungere questo obiettivo, anche perché il tasso tecnico dal mio punto di vista era abbastanza elevato, e anche la soddisfazione nel promozionale, perché anche qui non era tutto scontato e alla fine. E se proviamo ad ipotizzare un double, ecco la reazione del numero uno campano. Magari uno, diciamo, ho molta fiducia nell'agonistico sicuramente, nel promozionale non so, sarebbe una soddisfazione enorme.